Possiamo iniziare, innanzitutto grazie a Cinti per essere qui, grazie al Simone, grazie al Presidente De Vita, al Direttore Ruta, all'allenatore Russo, al Vice Aveta, grazie a voi, ai giocatori, alle vostre famiglie, agli amici qui presenti, alla stampa ovviamente che è anche loro presente. Questa sera faremo un attimo il punto su quella che sarà la stagione che ci spetta. Per chi non mi conoscesse, sono l'addetto stampa della squadra. Ho iniziato quest'anno questo percorso con la Friends, che è un percorso che per ora, pur venendo io dal giornalismo, non ho mai fatto l'addetto stampa della squadra sportiva e spero di rendere un servizio a questa società che abbiamo visto attraverso l'organizzazione di stasera, conduce un lavoro molto importante. Allora, direi di iniziare, di chiamare in causa i protagonisti della squadra, a partire dal presidente. E dunque, presidente, la parola a te. Grazie, insomma, per essere non qua. Grazie. Innanzitutto vi ringrazio della presenza. Questa sera deve essere una delle prime sere che dobbiamo trascorrere in famiglia. Perché siamo tutti qua? Perché abbiamo voluto con Giorgio iniziare sin da subito a dare l'impronta che la Friends è una squadra basata sui concetti di famiglia. Ecco perché abbiamo voluto che stasera ci conoscessimo tutti. Sarà un anno particolare, perché molto spesso litigherete per il sabato per venire a giocare a calcetto. Magari in questo modo abbiamo trovato un modo in più per non farvi litigare. Perché se vengono anche loro, ci fa piacere. Cosa dire? Ne parlavamo prima con qualcuno, lo scopo è quello di vincere, è quello di riuscire finalmente a centrare l'obiettivo del passaggio di categoria. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto qualcosina in più, la coperta l'anno scorso in qualche ruolo era scoperta o comunque corta, e quest'anno invece con l'aiuto anche di Dario, che ormai ha tolto i panni del secondo e ha messo i panni del primo allenatore, ci ha indirizzato su quale potessero essere le lacune e siamo riusciti, speriamo, che dovete sapere che abbiamo anche noi una certa fortuna, molte nelle cose, a trovare le giuste soluzioni. Chi viene da noi il sabato sa bene che lo spalto è bello pieno e riusciamo ad essere sempre abbastanza coinvolgenti. Quest'anno per cercare di essere ancora di più ci sarà anche Emanuele che fa parte dello staff tecnico. Abbiamo trovato la fortuna di conoscere il nostro addetto stampa, che è troppo umile, anche se a volte questa sua umiltà viene nascosta perché non è come lo vedete. Si attacca. E io purtroppo un'ultima parola, e per fortuna la voglio spendere su Dario, perché ha avuto la capacità di scendere di tanti gradini rispetto a quello che lui sa fare e ha fatto. Il problema è il vostro, ragazzi, perché lui non è un amico, è il vostro mister e non lo potete imbrogliare perché ne sa anche più di noi. Quindi o lo ascoltate o sapete qual è la legge. Prima di lasciarvi agli altri saluti, ormai il mio fratello maggiore, che lui è più vecchio, Non per vantarvi. stasera ha messo anche la giacca per ribadirlo che è più vecchio, cosa che io e Dario, vedete, siamo un po' più sciolti. Anche stasera l'ho fatto arrabbiare perché anche stasera sono riuscito a fare tardi, però ormai mi sopporta, siamo pappa e ciccia, come dice. Anche se dove di solito va lui non posso più andare io o viceversa, però finché riusciamo a conciliare, lo ringrazio perché anche quest'anno ha fatto un lavoro veramente straordinario, soprattutto sulla qualità delle persone che ci devono rappresentare. Vi ringrazio a tutti, grazie soprattutto alle vostre fidanzate, mogli, presunti amanti, però fate attenzione che ci sono i video, e grazie ancora per la presenza. Grazie Presidente, penso che si respira insomma l'area familiare, nonostante sia una squadra di futsal, come se fosse una famiglia allargata, praticamente la presenza delle famiglie, come ha ribadito il Presidente De Vita, lo dimostra ampiamente. Adesso lasciamo la parola al factotum insomma della società che si occupa di tutto, dall'organizzazione logistica, alle magliette, al marketing, Dal lago ai defibrillatori, direttore generale Giorgio Ruta. Prego Giorgio. Dal lago all'elefante.
Anche quest'anno facciamo questa presentazione e io voglio sempre ricordare la prima presentazione che abbiamo fatto, a rischio di essere, a costo di essere noiosi. Eravamo in 8 e stavamo fuori a un bar 2 anni fa. L'anno scorso eravamo in 40, adesso siamo riusciti addirittura a coinvolgere le famiglie. E per me è un grande risultato, perché vuol dire che siamo persone serie, siamo persone affidabili, che ne dica, insomma, Tommaso ogni anno ci dà la possibilità di portare avanti questa passione e di coinvolgere persone sempre nuove. Quest'anno siamo tanti nuovi che stiamo conoscendo. Sono molto contento delle persone che abbiamo coinvolto. Grazie un po'. Consentitemi di ringraziare Ciro Sapio, che purtroppo per problemi suoi personali di lavoro non è presente, Giovanni, che è anche un nuovo ingresso che ha fatto quest'anno, che curerà il rapporto con i tifosi, e i miei compagni di viaggio quotidiani, Dario e Manu, che quest'anno anche lui ha la sua prima esperienza come allenatore, insomma si è tuffato per lui in questa avventura, e quindi con quel poco di follia che contraddistingue un poco tutti ha iniziato a fare questa cosa qua. Ringrazio mia moglie che ancora mi ha da cacciare a casa nonostante io non ci sia più a casa, in buona sostanza, perché esatto, cioè la mia amante sono loro, quindi rassegniamoci che la mia amante sono loro, e ringrazio tutti voi che tenete una santa pazienza con questi ragazzi, dopo averli conosciuti. Con qualcuna di voi non la conosco, è stata ancora a tempo, insomma, per tornare indietro, perché siete giovani, però sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi, devo dire. Sono ciucci, però sono bravi ragazzi. E io li voglio bene perché mi fanno risperare. Quest'anno vi aspetto tutti quanti però al campo. Donne, bambini, nonni, cani, gatti, tutti. Perché abbiamo bisogno del vostro supporto sempre, durante la settimana, quando viene nel Zeriuso, Radovo Pizza con Coppa Panza, è così, è lui che li fa arrabbiare e non io. Ci stanno momenti che perderemo, momenti che non giocheranno, momenti, cioè, è un anno ricco di emotività, che coinvolgerà anche voi, per forza di cose, no? Che li vivete, fra da subire. E io vi invito a tenere tanta, tanta pazienza, ok? Grazie a tutti voi che ci avete dato la possibilità stasera di creare questo evento e vi aspettiamo al palazzetto. Grazie a tutti voi. Grazie Giorgio, adesso diamo la parola all'uomo che seguirà i ragazzi tutti i giorni, quasi tutti i giorni, dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, che li conosce bene ad uno a uno, un grande allenatore, un grande uomo, Dario Ligusso, prego. Allora, prima di tutto volevo specificare che sull'orgo fanno arrabbiare me, quindi io poi mi sfogo su di loro. E prima cosa volevo ringraziare la società, il presidente, Giorgio, perché mi hanno dato fiducia. Io venivo da 3 anni dove volevo un attimo, per via dei vari spostamenti familiari, di lavorativi, diciamo, stare un po' più tranquillo. Loro mi hanno tirato dentro. Non eravamo convinti. So. Anche volevo dire anch'io e mia moglie che vado veramente a fare allenamento 2 volte a settimana più la partita. E quindi volevo ringraziarli perché questo sport, questa, prima di loro, perché lo faccio da tantissimi anni, sono giovane ma ne ho fatti di anni, mi ha trasmesso i valori che la società stasera vi ha detto. Quindi la passione, il fatto di mettere insieme una squadra di ragazzi che hanno la stessa passione, il fatto di avere un misto di ragazzi di esperienza e ragazzi giovani, per me che ho allenato ragazzi giovani, under 15, under 17, vedere questi ragazzi che l'anno scorso hanno fatto un percorso importante, si sono sacrificati, hanno trovato duro e tutto, essere squadra, essere amici, venire al palazzetto anche quando c'è meno minutaggio è una cosa bellissima e fa parte di questo sport. E in più farlo in questa città, per me che sono nuovo in questa città da meno di 3 anni, per me è ancora più bello,
che cosa stiamo facendo, che cosa vorremmo fare. L'obiettivo è quello di conoscere tutti i ragazzi, come stiamo facendo, infatti siamo partiti prima, di poterli portare a un livello di conoscenza prima personale, poi di squadra, di famiglia, e cercare di migliorarsi. Siamo ambiziosi perché stiamo lavorando duro, quindi vogliamo crescere partita dopo partita e vogliamo soprattutto divertirci, perché prima ci divertiamo noi, prima si divertono anche le persone che, come mai come Arzano, ho visto numerose. Questa è l'altra parte importante. Le persone al campo vengono con lo spirito giusto, e questo fa parte di uno sport che ci permette di avere livelli altissimi di entusiasmo. Quindi sicuramente per chi è partito adesso con me, io sono molto esigente, perché reputo che il lavoro fatto tutte le settimane con serietà poi ci possa far divertire. E qui sto trovando, anzi, ho fatto tante richieste, perché quando uno ci crede in qualche cosa deve farle, e devo essere sincero, Giorgio tutti i giorni ci sentiamo tutto il giorno, ci sentiamo due volte al giorno, ormai abbiamo gli orari 8 meno un quarto, 8 meno un quarto e pranzo e prima della cena, quindi siamo sempre noi, quindi lo chiamo sempre io, non è Dario Calcezzo, proprio Dario, quindi ci teniamo perché vogliamo che i ragazzi si sentano a casa. Quindi la sfida è bella, però è bello di accettarla, è bello anche di superarla, quindi tutti insieme, grazie. Adesso diamo la parola a un importante new entry che ha un compito importante, che è quello di seguire i calcettisti più giovani, quelli delle giovanili, che saranno i calcettisti del futuro della prima squadra, e che da quest'anno è il nostro allenatore in seconda, che è Emanuele Avita. Prego, Manu. In primis ringrazio la società, Giorgio, che ha voluto che io fossi qua. Poi un grande ringraziamento al mister Dario, perché ha voluto, cioè mi ha trainato proprio in questa situazione, mi sta facendo venire una voglia matta di stare dove non sono stato mai, perché fino a 2 anni fa facevo pure il calcettista come voi, quindi è tutto proprio un altro modo di vedere. Però sono fortunato, come ripeto, perché Dario può insegnarmi tanto. E ovviamente oltre ai giovani farò parte di voi grandi come secondo, spero di esservi come aiuto, come spero di essere come aiuto a Dario. Grazie Juan. Adesso, prima di passare alla presentazione dei capitani e delle maglie, chiedo se c'è qualche rappresentante della stampa che vuole fare qualche domanda ai dirigenti e agli allenatori. Prego. E solo a dire che siamo a Tirone, azione di calza 5, che è stato programmato, c'è anche il calendario. Quale secondo voi la squadra che è avversata per fare o soprattutto oltre voi, insomma, che siete grandi prime squadre, qual è le squadre che secondo voi sono quelle sia avversate per un campionato di legge? Chi risponde? Allora, diciamo che metà squadre, metà squadre del calendario non le conosciamo, perché facevamo parte di un girone dell'altro girone, perché noi eravamo nel girone A l'anno scorso. Sicuramente tra quelle che conosciamo, lo Sporting Casoria è quello lì che l'anno scorso ha fatto un bellissimo campionato e non è andata a fare, diciamo, non è andata in C1 per pochissime, è l'ultima giornata, praticamente l'ultima di playoff. E quindi tra quelle che conosciamo c'è lo Sporting, ma ci sono tantissime altre società che si sono rinforzate. E da quest'anno sembra anche il settore giovanile abbastanza competitivo, sarebbe delle squadre che si troveranno anche le squadre. Già è un progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo partecipato a un campionato tra virgolette minore, semplicemente per capire se era un tipo di attività che potevamo fare, inteso che se eravamo strutturati per farlo.
abbiamo avuto un ottimo riscontro perché abbiamo avuto una buona affluenza e partecipazione di ragazzi. Ragazzi che devo dire, alla fine ci siamo trovati in campionato. Noi abbiamo finito il campionato l'anno scorso con tantissimi ragazzi 2004, 2005, 2006 che ci hanno dato una grossa mano. Quest'anno stiamo provando a strutturare sempre con gli stessi ragazzi, aggiungendo qualcosa, proveremo a fare un campionato di Serie D. Però noi andremo, insomma, con uno status di Under 21, proprio per dare la possibilità ai ragazzi di giocare. E la cosa che voglio sottolineare è una cosa che ci dà una grande mano a coinvolgere i ragazzi di Arzano, i ragazzi del paese, che fondamentalmente oggi, come dicevamo prima, il calcio non c'è più, speriamo insomma ritorni prima, e quindi stiamo provando a coinvolgere questi ragazzi in questo sport nuovo. Anche perché il settore giovanile può essere un casale, perché fa la squadra, perché non si può. Non c'è questo problema di comprare o vendere in questo tipo di sport dilettantistico, però è uno sport, io sto in questo settore solo da 4 anni, ha un tipo di rigenerazione molto lenta. Si trovano ancora gente di 40, 42, 43, che è un po' quello status italiano, no? Come può andare? Ok, diciamo, noi proveremo a scalfire questo status e a mettere dentro i ragazzi più giovani. Grazie. Prego. Anche il calcio a 5 parlo storico di Arcello Spagna, quindi i giovani sono disabruati del favore del calcio auto. Allora, fortunatamente no, perché gli spazi per fare lo sport sono nettamente più piccoli, quindi probabilmente anche più facili da gestire. Come prima ne parlavamo insieme, quest'anno siamo stati anche bravi, grazie all'amministrazione, nella figura dell'assessore allo sport, del dottor Annunziata Imbrani, che fondamentalmente non è mai successo, almeno negli ultimi 7-8 anni, che già a settembre avessimo avuto le autorizzazioni per poter entrare a palazzetto. Colgo la tua domanda soprattutto per fare una piccola riflessione. Non è il problema degli spazi, il problema siamo noi associazioni, che non abbiamo capito che se non diamo anche noi una mano per far sì che qualcuno possa mettere in piedi un palazzetto o magari lo storico Sabatino De Rosa, l'amministrazione da sola non potrà mai fare nulla, perché l'amministrazione non è presente dopo la doccia se lasci la bottiglia, l'amministrazione non è presente se un nostro calcettista o magari di un altro sport rompe qualcosa, non è presente se non diamo l'esempio e fumiamo all'interno del palazzetto. Non è colpa sempre dell'amministrazione, è più facile dircelo, ma non è così. Quindi accolgo la tua domanda pure per chiedere agli altri amici degli altri sport che, visto che quest'anno siamo stati, diciamo, fortunati o comunque salvati in qualche modo, che abbiamo potuto fare la nostra attività, cerchiamo di collaborare pure noi per non fare la fine del Sabatino De Rosa. I started pensando the word that tell me sorry about that guy in it. Jump on my cheek, Jack. Like this, because I made a little bit of that. That's the fact that in quality. I wasn't able to say we're working on. Allora, il nostro primo sponsor sono io. Non chiedo l'aiuto di nessuno. Faccio quello che posso e organizzando possiamo fare. Alla tua domanda ti rispondo con gli ultimi 3 anni di lavoro che abbiamo fatto con Giorgio, perché ti sembrerà strano che adesso te lo dico, noi non abbiamo sponsor, abbiamo persone che ci hanno chiesto: vi serve una mano? Perché se tu lavori bene non hai necessità di andarli a richiedere. Oggi c'è una struttura anche legale, la nostra società è a tutti gli effetti una società, è ancora sotto la denominazione ASD, ma abbiamo già svoltato con la legge nell'attuale dello sport della Meloni, quindi siamo già un passo avanti. Quello che tu mi chiedi io non lo farò mai, perché non mi piace dipendere dagli altri. Quest'anno nel calcio a 5 sono morte, perdonami l'espressione, almeno 10 società per colpa degli sponsor. Basta. Perché è meglio fare un passo in meno rispetto a quello che può essere dato dall'aiuto di uno sponsor,
perché metti caso, come purtroppo è successo e succederà sempre perché è inevitabile, allora preferiamo non avere l'aiuto esplosivo di qualcuno, ma quest'anno con l'aiuto avuto dall'anno scorso abbiamo incrementato la nostra organizzazione. Abbiamo intenzione di prendere un nostro pulmino per andare a fare le trasferte. Piano piano ci arriviamo, tanto nei prossimi 15-20 anni qua siamo. Quindi con calma e ce lo facciamo. Volevo integrare questa cosa, scusa. Sì, forza. Allora, noi quest'anno, ti faccio fare una risata, quest'anno abbiamo vinto la Coppa Disciplina. La Coppa Disciplina ci ha dato la possibilità di poter fare, anche non avendo diritto sportivo, ripescaggio in C1. Un po' perché molte società hanno avuto delle difficoltà, un po' come premio. Non l'abbiamo accettato. Perché è meglio arrivarci con un anno in più e non con un, diciamo, un nascondiglio, qualcosa di poco chiaro. Perché calcola che tra la C2, la C1 e la Serie B c'è una differenza abissale, ma non tanto di costi, proprio anche di strutture, anche di organizzazioni. Perché al di là del 1000, 2000, 10.000, 20.000, quello che possa essere, perché ti dico che in C1 ci sono società che spendono la metà di noi, perché non danno spazio al progetto. Preferiscono magari il calcettista nominato e dargli qualche cosa in più, ma non hanno manco i palloni. Allora preferiamo, piano piano, ci arriviamo. Grazie. A te. Grazie a tutti. Adesso, pronto al tavolo, il capitano e il vice capitano. Salvo. Salviamo il capitano. Cioè, prima due parole e poi la presentazione, insomma, delle fasce. Se c'è qualcosa che volete dire ai compagni, a tutti gli amici presenti. Buonasera a tutti, ringrazio chi si usa per questo, ringrazio la società che ha organizzato questa cena delle famiglie. Quest'anno abbiamo una bella squadra, speriamo che si vediamo tanto soddisfazione. Starò a chiedere la squadra. Mi associo a quello che ha detto il capitano. Mi associo anche io, grazie a tutti. Ringrazio la società, il mister, per aver creduto soprattutto nella persona mia. Sono stato lontano da questo sport per alcuni anni. Chiamami in causa per sostituire Fabio quando farà, per me è stato un motivo di orgoglio e di felicità. Ringrazio tutti. Adesso una sorpresa, le maglie, la prima maglia, la seconda maglia, nera e oro, e la maglia da portiere, per cui promuoviamo i nostri tre modelli, diciamo. Sono caro, caro Carretti, Antonio Salvati. Sempre allegro, Antonio Salvati, diciamo, sempre molto disponibile. No, è lineare. Sempre molto. Ciao, che bello. Pietro, che cosa gli fate a casa? Che gli fate a casa? E la mamma, è sempre la mamma la colpevole. Osmond, dire qualcosa, cosa significa per voi indossare questa maglia? Comunque la maglia è importante. Antonio, poi? Anche uno studio di quello che vuole fatto. Vabbè, io non sono bravo, le parole adesso. Io pure Marotte, ho una società organizzatissima comunque per la categoria. E poi ho trovato una squadra molto, diciamo, forte, non me l'aspettavo. Grazie. Ragazzi, giovani, con l'impegno, perché è un quadro. Lo possiamo già cacciare, però, non Antonio, vogliamo due parole? Vorrei parlare un po' di più, perché sono da 3 anni che ho iniziato a praticare questo sport, grazie a questo signore qui.
di colpa sua. Un po' anche colpa sua. Tutti le facce stivali. Mi sopporta quasi 24 ore su 24. Un po' sì. In 3 anni ho avuto una crescita molto importante, grazie al loro aiuto, sia in campo che fuori. Quest'anno sarebbe stato più facile andare via per tante questioni, anche mie personali, visto dell'anno scorso. Però comunque ho scelto tutti. Di sposare questo progetto anche quest'anno, perché semplicemente qui mi sento a casa. E quando una persona si sente a casa riesce a dare anche meglio di sé, in qualsiasi maniera fa. Grazie di presenti e direi che possiamo. Buona serata, grazie. Buona serata.